Vorrei raccontare di quando Eleonora, trovando in Francesco tutto ciò di cui aveva bisogno, si sentì completa. Ed è quello che percepiamo. Loro sono completi. Quante volte in questi anni è capitato che prima di addormentarci ci siamo guardati e uno dei due abbia fatto all'altro una domanda abbastanza stupida? Ma tu, chi sei? Oggi mi sembra l'occasione giusta per provare a rispondere, ma soprattutto per dirti chi sei per me. Oggi mi sembra un sogno essere qui a prometterci amore per sempre, ma con te diventa tutto reale e so che insieme ne possiamo continuare a realizzare altri. Proprio come mi hai detto tu in questo stesso punto, più di un anno fa, quando mi hai chiesto di diventare tua moglie. Non so bene quali misteriosi meccanismi dell'universo si siano messi in moto una sera di settembre 9 anni fa, per farci scoprire all'improvviso di essere fatti per stare insieme, per crescere vicini e completarci, per farci diventare così complici e inseparabili. Posso dire che conosco Francesco da davvero tanto e ho imparato a conoscerlo in tutti questi anni. Così che quando, quasi 10 anni fa, mi chiese quasi tutti i venerdì sera di andare all'oratorio a bere la spuma e a fare due chiacchiere, capì che c'era qualcosa di mezzo. E capì ben presto che quel qualcosa si chiamava Eleonora. Ho conosciuto Eleonora ad Orga. Anche se entrambi brugheresi, è stata la montagna a legarci per sempre. Lei è così onesta, leale, schietta e a volte dura come il marmo. Mi conquistò con la sua trasparenza. The distance between us won't get in between us, and no tone apart we know, finding our way back home. Quando si parla di amore, spesso ci si dimentica del vero significato, di ciò che vuol dire non riuscire a vivere senza quella persona e di tutte quelle insicurezze che solo un vero rapporto può creare. Con te ho capito il senso della condivisione. Ogni cosa non è più mia o tua. Ogni paura, dolore o gioia è naturale dividerla con te. Perché con te mi sento in equilibrio, senza paura di cadere, in armonia con me stessa e con il mondo. Per me, per voi, Eleonora e Francesco sono tutto questo. Oggi diventeranno qualcosa di più, marito e moglie. Ricordatevi che quando si è completi, si è capaci di fare qualsiasi cosa.
Oggi, circondati dai nostri cari, con il cuore pieno di emozioni e felicità, festeggiamo il sì più importante e iniziamo la nostra vita da marito e moglie, per continuare a realizzare insieme, una alla volta, tutti i nostri sogni. Io, Francesco, prendo te, Eleonora, come mia sposa. Io, Eleonora, prendo te, Francesco, come mio sposo. Prometto di esserti fedele sempre. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia. E di amarti e onorarti ogni giorno della mia vita.